What's up, everybody? Welcome to the channel. I am today in Leverano, which is a city that is just right between Lecce and the Ionian coast. Ionian? Anyway, I chose this location because it's only like 5 minutes from the sea and only about 20 minutes out of Lecce. And so Lecce is a really good position because you can choose which coast you go to. But Lecce's costs are a little bit higher than I was anticipating. You know, they talk about Puglia and Calabria having lower prices. Well, they're not talking about the touristic zones like Lecce. They're probably prices in lower ranges there as well, but they're definitely all to renovate. And so I came to Leverano. It's just like one of those communities that's in between, and I think it's close enough to the beach. I'm curious the prices, because if you look around, like I'm just on a side street here. There are properties that look more or less abandoned. There are properties for sale that are in better conditions, right? So trying to understand the market here is going to be, a task, and at the same time, fun. What we're gonna try to do is get in contact with a real estate agent today. This is the map of Leverano. We are walking around this circular street here, and honestly, I don't know where we are. I think we're right here. So we just walked. I came from this street, and I did a little bit of touring around, and I came here, standing here now, looking at a sign. And so the historical center is actually way off this direction. It's not that far. I can see this plaza. So this piazza. And I can see their decorations from their sagra. I wonder if they just had it or they're gonna have it. Hey, that's cool. Just gonna get a quick view of the historical center. That's good timing. So here is an area for pedestrians. There's restaurants, the bar, coffee shop. There's a bank I saw, and then this is like how they decorate for festivals. There's actually, if you come here and use the QR code, you can do a virtual tour. That's pretty cool. So there are a few properties that are just in need of a little bit of love, I'd say. Farther we get into the historical center, the quieter it gets. That's pretty cool. They're like gargoyles. Just a medical office. This one looks like it was for an orthodontist. So I haven't seen any other real estate agencies, so I'm going to call the one that had the for rent sign and see what they can tell me. Fortunately, the agent I called was available and even had a property to show me in the historical center of town. If you like this kind of video, make sure to give it a big like. If you have not yet subscribed, you know what to do. She was available in about 30 minutes, which gave me just enough time to tour around the community. All right, so I met up with a real estate agent. Her name's Adriana, and I forgot to record it, honestly. So we're gonna go, we're already at the property. And if I can show you where it is, we were, down here you can see maybe the bank that I passed by earlier. We're literally still in the historical center. We did walk down this street, if you remember in the video. I think right here is, this is the building of the, it was the orthodontist maybe. Okay, I guess we're gonna enter in. It's gonna be in Italian. Adriana, ciao. This is Adriana. I'm gonna speak Italian with her. Così possiamo parlare italiano. Certo. Okay. Non parli inglese. Poco. Okay, we're gonna follow Adriana through the house. I'm just gonna shut up and let her talk.
Io sto zitto. Ok. Allora, vi presento questo palazzotto nel centro storico di Leverano. Questa è una prima corte che ha un doppio accesso sia dal soggiorno che dalla cucina. Questo è un palazzotto che è stato ristrutturato, quindi come vedete sono stati diciamo tolti i pavimenti originali e quindi è stato rivisitato con queste finiture con lastre di pietre di marmo. Questo è un piccolo soggiorno, quindi da notare questo bellissimo caminetto in pietra. Questa è una casa attualmente diciamo disabitata, nel senso che viene utilizzata come studio medico, quindi al primo piano abbiamo delle stanze che poi vi farò vedere, dove ci sono appunto, c'è un piccolo studio. Da qui si passa a, diciamo, alla zona cucina, quindi era attrezzata, mi dispiace che non ci sia la luce, però è attrezzata con questo angolo cottura, come vedete, e di là c'è un piccolo servizio, un bagnetto di servizio. Come vedete, la particolarità ovviamente sono queste volte a stella che rappresentano le nostre diciamo volte tipiche salentina, la tipologia tipica nostra. Queste volte, come vedete, che hanno diversi anni e sono state un attimino un po' rivisitate. Da qui si sale al primo piano. Sì, è una macchina da scrivere d'epoca. Ovviamente anche gli infissi sono stati tutti completamente sostituiti e quindi sono degli infissi artigianali. Abbiamo l'affaccio all'interno della nostra proprietà. Posso chiedere una domanda? Sì. Questa è esclusivo? È una proprietà ad uso esclusivo, sì. Ah, ok, bello. Allora, qui è il primo piano della casa che, diciamo, dovrebbe essere adibito a zona notte. Qui ci dovrebbero essere le tre camere da letto, però attualmente, come vedete, è uno studio medico. Quindi saltuariamente, insomma, c'è il professionista che si appoggia per fare delle visite. Quindi c'è questa prima stanzetta con un servizio annesso, con un altro bagno. La struttura è originaria, ovviamente poi nel corso degli anni è stato ammodernato, quindi vedete appunto il parquet che è ideale appunto per una zona notte. Passiamo in quest'altra stanza, che ovviamente ha l'affaccio su questo balconcino, quindi si affaccia nel vicoletto da dove siamo entrati. Questo è un unico ambiente, però è stato diviso da questo muro che eventualmente si potrebbe togliere, perché questo è un muro in cartongesso, sì. E questo è l'altro ambiente. Anche qui abbiamo balconcino esattamente speculare all'altro e di qua passiamo su questo balconcino. Questo è sopra, sì, la porta. Sì, che ha l'affaccio anche questo all'interno della nostra proprietà. Bella. La proprietà continua attraverso la scala di accesso al lastricato solare, quindi da qui si potrebbe accedere al piano solare, che è sempre di proprietà. Qui si può notare il nostro bellissimo panorama, questi tetti piani che poi vengono anche possibilmente allestiti per poter vivere degli spazi anche all'aperto. Tipo con delle coperture fatte in quel modo. Io ho visto, loro hanno pannelli solari, a volte sì, nel centro storico. Sì, dicono... ci sono un po' dei vincoli, però poi bisogna un attimino un po' valutare. Quella è la nostra bellissima torre federiciana. No, è abituato di vedere la casa distrutti, quindi questa casa secondo me è da morire. Posso chiedere se lei sa... Quanto grande è, tipo metri quadri? Allora, come superficie complessiva tra piano terra e primo piano abbiamo 130 metri quadri circa, oltre le pertinenze esterne, perché abbiamo i balconi, la terrazza e più la corte di accesso principale, che è questa qui che vi ho fatto vedere.
Il prezzo è pubblicato. Sì, l'annuncio è online, la richiesta è 148.000, è un prezzo anche abbastanza congruo con il mercato, soprattutto del mercato del nostro piccolo borgo, perché in questo momento diciamo sta attirando parecchi anche stranieri che investono qui. Sì, hanno scelto di vivere anche qui. Un prezzo, come si dice, media nella zona qua sarebbe più alto o più basso di Nel centro 148? storico? Sì. Nel centro storico si possono trovare anche delle soluzioni un attimino un po' più piccoline, anche magari da ristrutturare, quindi anche con prezzi decisamente più contenuti, questo sì. Ok. Sì, ci sono anche dei bilocali, dei tiralocali che vanno ristrutturati. Ovviamente non hanno tutti questi spazi che abbiamo visto, però sono comunque delle soluzioni molto, molto, molto carine, sì. Okay, bene. Come to understand, there's a dentist and a doctor. This is a surgeon that owns this one that are selling it. I'm gonna ask her if we can, by chance, see another property. I'm not sure if she's free, but perhaps because this one, 148,000. Honestly, the finishes are really nice, and they've done a lot of things that are characteristic to the zone, which is pretty fun to see as well. The idea that she said that there are other properties in the area that, you can find all sorts of types of properties here. So we're going to see if we can find another type. If you'd like to know more about this property or other properties in Leverano, there's a link in the description where you just fill out your email and we'll send you an email. I'll be helping with the English communication. So you're basically contacting me and I'll help you contact them. So thanks, everyone.